L'Italia è una delle mete turistiche per eccellenza. Venezia, Roma, le spiagge, le chiese, il cibo. Ok, ok, questi sono i ben noti cliché, ma dopo aver attraversato le Alpi, i turisti si trovano di fronte a una terra magica. Io mi ci reco da 30 anni, da quando ho conosciuto un gruppo di italiani in un club vacanze. Bei tempi, quando tenevamo gli occhiali da sole tra i nostri folti capelli. Cercavo i modi più fantasiosi per farmi capire, fin quando non ho deciso di imparare davvero l'italiano. Ho studiato storia a Verona. Ho lavorato come barista sul lago di Garda e anche come giornalista sportivo. Mi sono innamorato di questo paradiso oltre le Alpi, ma oggi riconosco a malapena l'Italia che amavo così tanto. Erano ipnotizzati, affascinati, incantati. Gli italiani avevano scelto il loro nuovo leader, Matteo Salvini. È stato eletto il 7 marzo 2018 ed è diventato ministro in un governo di coalizione col Movimento 5 Stelle. Salvini ha avuto l'Italia ai suoi piedi. Matteo! Matteo! È stato vicepresidente del Consiglio dei Ministri insieme all'alleato rivale Luigi Di Maio. In appena un anno, il partito di Salvini, la Lega, è passato dal 17 al 30% dei voti nelle ultime elezioni regionali. Salvini ha avuto un'ascesa veloce come una Ferrari. Grazie, capitano! Il suo soprannome è il Capitano ed è noto per i suoi discorsi senza filtri. Io continuo a fare il ministro e vado avanti come un treno senza avere paura di niente e di nessuno. Grazie a questo giovane milanese potete dimenticare i modi cortesi tipici dei professionisti della politica. Matteo è un ragazzo schietto. I suoi temi preferiti sono i migranti, la sinistra, l'Europa, la Merkel e persino Macron. Non risparmia niente e nessuno. Elezioni di bontà e generosità non le prendiamo da nessuno, men che meno dal signor Macron. Populista, razzista e persino fascista, è così che l'amico di Marine Le Pen viene descritto fuori dall'Italia. Ma entro i confini i suoi detrattori faticano a far sentire la propria voce perché sovrastata da quella del 78% degli italiani che sostengono la sua politica sull'immigrazione. Fino ad oggi ho sempre rispettato le idee di quelli che sono stati miei amici per 30 anni. Insieme abbiamo trattato argomenti molto delicati, Mussolini, l'immigrazione, il colpo di testa di Zinedine Zidane, ma oggi non li capisco. Quando gioco a calcetto mi stiro dopo 3 minuti, quindi preferisco fare il ministro dell'interno e rispedire a casa loro un po' di clandestini. Questo mi riesce meglio. Così ho noleggiato un'auto per andare a parlare con loro. Voglio capire per quale motivo abbiano votato per Salvini. Ci siamo fermati a parlare con un imprenditore di Verona. Invece lui è un francese. Questo ti leva le rughe. Lo usano anche i tuoi colleghi della TV. Un cattolico tradizionalista. Dio, patria, famiglia. E poi un avvocato marchigiano, un giovane studente di Bologna, un metalmeccanico. Io ho votato Salvini perché sono andato a sentirlo a Bologna. Un senatore molto vicino a Salvini. Il vero razzismo, cioè la clandestinità. E infine i produttori di olio d'oliva della Campania. Sarà discutibile il metodo che sta utilizzando, ma il risultato lo ha raggiunto. 2000 chilometri, da nord a sud, nell'Italia di Matteo Salvini. Ecco la mia città adottiva, Verona. Ha tutti gli elementi per una cartolina perfetta. Pietre antiche, statue medievali ed eleganti donne in pelliccia. Verona è ricca, molto ricca. La sua opulenta regione vanta un tasso di disoccupazione del 6%. È ricca di cave di marmo, vini deliziosi e migliaia di piccole e medie imprese e industrie che hanno contribuito al successo del sistema italiano. La mia prima tappa è Bussolengo, dove incontro il mio vecchio amico, Luca Perobello, il quale non sembra molto entusiasta all'idea di parlare di politica. Come stai, Lucio? Bene, tutto a posto. Allora. Che eleganza per il lavoro. Luca ha 42 anni. È il responsabile delle vendite di una piccola azienda di cosmetici. Ti leva le rughe. Lo usano anche i tuoi colleghi della TV. Sì? Sì, perché è opacizzante contro le luci dei... Sì, è vero. Qui ci sono una decina di impiegati, tra cui la moglie di Luca, suo cognato e il suo vicino di casa. Iniziamo l'intervista e Luca mi spiega subito la sua teoria sul successo di Salvini. Prima votavano il centro, la vecchia Democrazia Cristiana, ti parlo ancora degli anni 80. È venuto fuori che ci hanno strafregati, cioè proprio alla grande. Allora si sono spostati verso la sinistra. Anni d'inferno per l'Italia, per il sud, insomma in generale, per il nord, eccetera, eccetera.
allora spostiamoci tutti verso destra, Berlusconi nel senso centrodestra, addirittura destra tra virgolette estrema, Fini ai tempi, e anche lì vengono fuori, soprattutto c'è Bossi, il vecchio Bossi, te lo ricordi? Io ce l'ho duro. Ce l'abbiamo duro! Ah sì sì, Roma, che... Roma ladrona! E dopo lui ha rubato più di quelli di Roma. Allora, presi da... come chi voti? Chi rimane? Nel senso, rimane poco, poco nessuno. E allora ti butti, secondo me, questa è la mia idea, o almeno io ho fatto così, ti butti su chi al momento sembra avere le idee meno peggio. E tu cosa votavi prima? Allora, io ho fatto diversi anni in cui non votavo niente, annullavo la scheda. Facevo una X grande su tutta la scheda. Luca sembra piuttosto contrariato, eppure il 7 marzo 2018 ha votato a favore di Salvini. Io ti dico la verità, non perché condivido in pieno le idee o il programma politico di questi, però per dare un po' un tentativo di, sì, un calcione, un tentativo di proviamo a vedere se questi una volta se ne trovo uno che quello che dice fa. Per Luca, come per molti imprenditori, il problema principale è rappresentato dai costi per le imprese, che a suo avviso limitano le assunzioni. È un'opzione che Stefano, un altro nostro amico, condivide in pieno. Anche lui ha fondato un marchio di cosmetici. Ma dal punto di vista lavorativo ci aspettiamo una detassazione per quanto riguarda le imprese, più che altro, e soprattutto per quanto riguarda l'assunzione di personale. Sì, qual è il problema? Sono le tasse? Il problema sono le tasse, assolutamente. Ah, e quindi magari un modello di tasse come la Polonia. Perché com'è in Polonia? Ma abbiamo, c'è una flat tax con il 15% o il 19%, mentre in Italia superiamo il 67% nella somma totale delle tasse. Era una delle promesse della campagna elettorale di Salvini, una tassa fissa. Un'imposta unica sul reddito per gli individui, ma anche per le imprese. Una tassa che potrebbe essere limitata al 25% delle entrate. C'è chi pensa che gioverebbe ai ricchi. Ragazzi, funziona così. Se i soldi li facciamo scappare all'estero, se le aziende le facciamo scappare all'estero, se puniamo chi ha un bel negozio, chi ha una bella giacca, chi ha una bella macchina, questi vanno all'estero, comprano all'estero, spendono all'estero e quindi lavorano all'estero. Ecco che cosa ha convinto Luca e Stefano, i quali speravano che questa proposta sarebbe entrata in vigore. Quella di Salvini è una politica su misura, che soddisfa tutti, persino gli elettori più conservatori. Entriamo in un edificio di un'altra epoca, in un quartiere di Verona. Siamo cattolici tradizionalisti e quindi la lex orandi è la lex credendi. Lo dico in latino così possono capire un po' tutti. Matteo Castagna è il fondatore di Christus Rex, un'associazione con circa 50 membri, tra cui sua moglie e alcuni amici. Sono uniti dalla lotta contro l'aborto e chiunque sostenga questa pratica da loro considerata immorale. Hanno voluto ormai far credere che sia una pratica normalissima, che sia, se uno decide di non volere un figlio, vabbè, cosa facciamo? Lo buttiamo via, perché tanto non è una vita, perché per loro hanno deciso di, per loro, il mondo moderno intendo, hanno deciso che la vita avviene con la nascita, ormai neanche quello, invece per noi cattolici tradizionalisti avviene nel momento in cui c'è il concepimento, e lì nasce la vita. Matteo e sua moglie hanno portato la lotta contro l'aborto per le strade di Verona, organizzando delle proteste. Alcuni mesi fa, di fronte a questo gruppo di fanatici religiosi, il Consiglio Comunale di Verona ha ceduto. Dunque, nel mese di ottobre del 2018, un consigliere comunale che conosciamo, Alberto Zelger, è stato il primo firmatario, assieme ad altri consiglieri comunali, in particolar modo della Lega, di una mozione che chiede al comune che ha chiesto al comune di Verona di nominare Verona città della vita e di sostenere delle associazioni, due in particolare, con contributi economici, le quali lavorano per scoraggiare le donne ad abortire. Una vittoria che ha portato Matteo Castagna fino alla Camera dei Deputati. A quanto pare, Matteo e i suoi amici di Christus Rex hanno trovato sostegno nel governo di Salvini, in particolare nella persona di Lorenzo Fontana, ministro per la famiglia.
ministro alla famiglia è il ministro Lorenzo Fontana, è veronese. Non sapevo mica. Sì, okay. È nato pochi metri da qui. E che appunto è pro famiglia, e contro l'aborto ovviamente. E quindi già per noi è stato un, non dico un miracolo, ma avere un ministro della famiglia pro famiglia, perché fino adesso non c'è mai stato, e è una soddisfazione. Fontana è uno di loro. Ecco che cosa ha detto quando ha assunto il suo incarico. Le famiglie gay non esistono. Ora più bambini e meno aborti. L'impronta che lui sta dando al ministero sembra almeno che da un punto di vista culturale soffi un'aria differente in Italia. Con la nomina di Fontana, Salvini aveva inviato un messaggio chiaro riguardo alla sua visione della società. Per chi ci crede che il buon Dio ce la mandi buona e ci dia una mano, ieri anche il Papa ha detto una cosa rivoluzionaria, che la famiglia è fondata sull'unione di un uomo e di una donna e che il bambino ha bisogno della mamma e del papà. Ringrazio Sua Santità Papa Francesco che ha ribadito quello che è giusto. Messaggio recepito. Quanto a me, ho avuto il coraggio di porre un'ultima domanda ai nostri amici della Christus Rex. Avete figli e figlie? No. No. E lei, signora? E forse è proprio per questo che sentiamo di più, e crediamo ancora di più nella scintilla della vita. I tassi di natalità rappresentano un grande problema in Italia. Con solo 1,3 figli per ogni donna, il paese è invecchiato molto. Ma Salvini gli ha già promesso un bel lifting. Per trasmettere il suo messaggio, parla direttamente ai suoi elettori attraverso i social media. Se Berlusconi aveva la televisione, Salvini ha Facebook. Con quasi 3,5 milioni di follower, il capitano è il politico europeo più seguito sul primo social di Zuckerberg. Pubblica 5-6 post al giorno e, come tutti i nostri amici di Facebook, Matteo mostra tutto della sua vita, la sua passione per i gatti, per il Milan, i discorsi della sua campagna, il meglio delle sue apparizioni in TV, quello che mangia e alcuni fotomontaggi abbastanza espliciti. Matteo è il re dei social. Credevo che il tuo mondo fosse diverso dal mio. Non c'è alcuna differenza, vero? Westworld, la nuova stagione. Disponibile on demand. Torniamo in strada, direzione sud, verso la costa adriatica e la regione delle Marche. A Senigallia, località balneare sulla costa adriatica. Arriviamo e ci ritroviamo in una scena felliniana. D'estate qui bisogna combattere per stendere il proprio asciugamano. Oggi non si vede nessuno, fatta eccezione per qualche pensionato. I giovani sono altrove. Quando vieni presa in tutti e due i polsi, e per liberarti, si apre come da un calcio nella pancia, poi il braccio sinistro prende sul braccio e si gira, qua teoricamente c'è anche una leva, lui gira con me, fin quando io decido di rigirarlo e c'è un'altra leva, stavolta al polso, e che lo ritrovo qui. Il proprietario di questa palestra di Jiu-Jitsu è Roberto Paradisi, un noto avvocato della regione. Qualche mese fa Roberto ha avuto un'idea. Venire in soccorso di tutte le vittime di violenza, insegnando loro a difendersi. Ha creato la sua associazione, coinvolgendo diversi centri di arti marziali in tutta Italia. Questo a Perugia, ce l'hanno fatto a Perugia. Okay. Cioè, questo c'è un asse Senigallia-Perugia, questo progetto. Okay. Perché Lombardia, chi c'è in Lombardia che ha aderito? E qui ci sono le varie palestre lombarde che hanno aderito. Tra Milano, Cerro Allambro, Pavia, Arese... Potrà sorprendervi, ma per iscriversi alla sua associazione bisogna essere vittime di aggressione.
a Milano ha aderito una ragazza, proprio in questi giorni, ha aderito una ragazza che ci ha detto di essere stata rapinata per due volte, una volta in treno, e ha avuto molta paura fisica, una ragazza giovane, una ragazza di 26-27 anni, e ci ha chiesto la nostra protezione, ha chiesto di entrare nella protezione della rete. Oltre alle lezioni di autodifesa, l'associazione offre anche assistenza legale a prezzi ragionevoli per chi intende denunciare i propri aggressori. La cosa per me più difficile è intraprendere un percorso psicologico di recupero. Io voglio questo, voglio che le ragazze sappiano che è possibile, che ci si può rialzare la testa anche dopo un dramma di quelle proporzioni. Combattere per la legittima difesa è l'ossessione di Paradisi fin da quando si è trovato a difendere legalmente un giovane italiano aggredito dall'ex della sua fidanzata. L'aggressore a un certo punto ha un momento di ripensamento, sale fino al quarto piano, si lancia di sotto, si suicida e muore. Cosa è successo? È successo che il ragazzo che eroicamente ha difeso se stesso e la sua amica e l'ha salvata da una morte quasi certa è stato indagato. Ma il nostro ordinamento prevede che l'azione penale è obbligatoria e che la legittima difesa non è un diritto, e da qui che parlavo, bisogna che torni ad essere diritto, ma è una scriminante, si chiama, cioè è un caso di non punibilità. E quindi, se è una concessione dello Stato e non è un diritto, io intanto ti indago. Il pubblico ministero ha dovuto indagarlo e per oltre un anno questo ragazzo è stato sotto inchiesta. Ma dal 28 marzo 2019 non è più così. Salvini è orgoglioso quando vede approvata una delle sue leggi promesse in campagna elettorale. D'ora in poi, nei casi di legittima difesa, chiunque tenti di difendersi perché aggredito a casa propria non sarà più perseguito legalmente. Perché la legittima difesa dovrebbe dar fastidio a qualcuno? Io non voglio che gli italiani vadano in giro armati di pistola e se uno gli frega il parcheggio o posteggia in seconda fila ti fai un regolamento di conti col Kalashnikov. Ma non voglio neanche, come è accaduto troppe volte, che se un delinquente, un rapinatore, uno stupratore entra mascherato e armato in casa o in negozio di qualcuno, io non posso difendermi prima di aver capito quanto male mi vuole fare questo tizio. Io penso che a casa degli italiani la legittima difesa sia un diritto. Sia un diritto per tutti. Ma difendersi da chi? I tassi di criminalità sono in calo in tutta Italia, nonostante Paradisi contesti questa statistica. Che c'è un lieve calo della criminalità, perché c'è un lieve calo delle denunce. Il lieve calo delle denunce non va confuso con il calo della criminalità. Guardi, negli ultimi 4 mesi, qui, in questo studio, nell'androne sotto, ultimo fatto ieri pomeriggio, ci hanno rubato 2 biciclette. Una mia bicicletta da corsa, a cui andavo, una bicicletta anche abbastanza costosa, con cui andavo la domenica a farmi le mie scampagnate, una bicicletta di una mia collaboratrice, qui entrano indisturbati nell'androne, segano le catene e si portano via le biciclette. Denunce che non abbiamo nemmeno fatto. Chi ce le ritrova le nostre biciclette? Dunque, questo furto di biciclette dovrebbe essere risolto con una scarica di proiettili? L'idea di Paradisi sembra aver funzionato. Ha ricevuto il sostegno di Salvini nel 2014, durante le elezioni comunali. La sinistra ha vinto, ma questo è accaduto più di 5 anni fa, un'eternità. Sì. Da allora molti comuni, anche alcuni dei più difficili da conquistare, sono caduti in mano alla Lega di Matteo Salvini. Questo paesaggio quasi siberiano, a 3 ore dalla costa adriatica, con le sue pianure immacolate a perdita d'occhio, appartiene all'Emilia-Romagna, storica roccaforte della sinistra italiana. Sono a Sant'Agata Bolognese e vedo dei signori che discutono. Salve. Siete mica tedeschi, eh? No, siamo francesi. Oddio. Da dove? Che? Siamo francesi. Quello è il problema. Hanno portato di qua dei Macron. Faccio vedere un filmino di Macron. Cioè, ma c'è un problema? No, ascolta pure. Continue. È francese, ma... Sì, è francese. Macron, démission. Macron, démission. Grande.
Anche a costo di scadere nel cattivo gusto, qui la gente si diverte a prendersi gioco della situazione in Francia. E tra loro anche il nostro prossimo intervistato, il sindaco Giuseppe Vicinelli, il quale ci fa visitare il piccolo teatro del XVIII secolo che confina con il suo ufficio. Ma soprattutto ci ricorda il giorno in cui ha ereditato il municipio di Sant'Agata dalla sinistra. Sì, perché qui ha sempre governato da 70 anni, dal dopoguerra ha sempre governato la sinistra, e nel 2014, nonostante nel 2014 alle elezioni europee la sinistra andò benissimo, io riuscii a vincere in questo comune. Ok, con una coalizione di centrodestra. Ok, c'era Forza Italia. Forza Italia, Lega. Ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di dare una svolta. Sant'Agata è un trofeo di guerra per la Lega, un municipio conquistato nel cuore dell'Italia di sinistra. Giuseppe non ringrazierà mai abbastanza Matteo. Tuttavia non va matto per i francesi. E non risparmia neanche me. Intanto Macron che comincia a darci terroristi che hanno ucciso delle persone che sono in Francia e devono scontare delle pene per omicidio e non ce li date indietro, comincia a fare questo che sarebbe una cosa, al di là di tutto, una forma di giustizia nei confronti delle vittime. Salvini è riuscito dove i suoi predecessori hanno fallito. Ha fatto persino rientrare Cesare Battisti in Italia. Ex membro dei proletari armati per il comunismo, fu condannato in contumacia per l'omicidio di 4 persone. E a Roma, all'aeroporto di Ciampino, è stato accolto proprio da Salvini, che per l'occasione indossava una giacca della polizia. 37 anni di attesa per vedere questo balordo, che peraltro mi sembrava fosse sogghignante con i morti che ha sulle spalle. No? Bella soddisfazione, un ringraziamento alle forze dell'ordine grazie al quale è stato possibile tutto ciò. Ha un cambiato clima politico evidentemente in Brasile, in Italia, negli Stati Uniti, fortunatamente, dove chi sbaglia paga, certezza della pena, i terroristi non sono più impuniti. Salvini è al settimo cielo. La polizia italiana è riuscita ad ammanettare l'ex terrorista che, dopo essere fuggito dalla Francia, si era rifugiato in Brasile, fin quando il nuovo presidente del Brasile, Bolsonaro, non lo ha riconsegnato al suo amico Salvini. Ma altri ex membri delle Brigate Rosse sono ancora rifugiati in Francia, il che irrita non poco il sindaco di Sant'Agata. No, ce ne sono tanti altri. Battista ormai l'abbiamo preso, nonostante sia stato coperto per anni in Francia. Ce ne sono tanti che abitano in Francia. Okay. Il governo italiano ha fatto richieste che vengono estradati e scontino in carcere per i misfatti, i crimini, gli omicidi che hanno fatto. Ma com'è possibile che siamo nel 2019, delle persone che hanno ucciso delle persone riescono a stare in Francia senza che le autorità francesi muovano un dito per restituirceli? Gli assassini vanno in galera, devono andare in galera gli assassini. Ma non è possibile che nel 2019 degli assassini possano godere di un'immunità in uno stato vicino al nostro, della Comunità Europea. Ma è una cosa inammissibile. Gli assassini devono andare in carcere. Ed è un esempio bruttissimo che si dà alle giovani generazioni quando uno Stato protegge degli assassini. Dopo 37 anni di categorica negazione, Battisti ha finalmente ammesso i suoi crimini, poche settimane dopo il suo ritorno in Italia, diventando il simbolo di un'autorità ritrovata. Salvini mostra i muscoli e l'Italia applaude, compresa la classe operaia dell'Emilia-Romagna, sede del famoso marchio Lamborghini e delle sue magnifiche auto da corsa, nonostante appartenga a un fortino storico della sinistra italiana. Uno dei suoi rappresentanti ci sta aspettando in questo parcheggio. Ti racconto un po' la mia storia. La mia storia, io vengo dalla sinistra, cioè proprio ero dentro il Partito Socialista Italiano, cioè un partito che è stato distrutto da una classe dirigente e fatto fuori negli anni 90. Quindi io ero segretario della sezione locale del Partito Socialista Italiano. Quando è stato ucciso quel partito, per 4-5 anni non ho più votato. Maurizio, ex sindacalista di sinistra, combatté le sue battaglie politiche alle fonderie di Montorso, una fabbrica che opera nell'industria automobilistica. Non siamo ai livelli di un'opera di Charles Dickens, ma qui il lavoro è duro e ripetitivo. A 62 anni Maurizio si aspettava un meritato pensionamento, ma a quanto dice il suo partito lo ha tradito. La sinistra in Italia ha votato che la gente andasse in pensione a 67 anni, senza via d'uscita. E voi invece volete che qual è l'età? Noi adesso con la riforma già c'è una piccola possibilità, si chiama quota 100, di uscire a 62 anni. Io ho 62 anni, ho lavorato 31 anni in fonderia, 31 anni, non un giorno, 31 anni.
quindi so cosa vuol dire. Cioè, mia pelle porta i segni della fonderia, forse anche i miei polmoni. Probabilmente, perché non è che è un posto, è una banca. E quindi... Ancora una volta Salvini ha accolto la rabbia di tutti i Maurizio italiani, dando un taglio netto alla legge Fornero, la riforma pensionistica che porta il nome dell'ex ministro del lavoro sotto Mario Monti. Grazie a Quota 100, che tiene conto delle difficoltà del lavoro svolto, da gennaio sono andati in pensione 100.000 italiani. Ciao, sono Gino, ho 63 anni, sono un dipendente aeroportuale. Finalmente, dopo 42 anni di faticoso lavoro, grazie a Quota 100 riesco ad andare in pensione. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato affinché ciò avvenisse. Grazie ancora. Secondo le previsioni, Quota 100 costerà all'Italia 33 miliardi di euro. Dove l'Italia troverà questi soldi è un mistero. Noi vogliamo uscire a un'età che è possibile avere ancora vita decente, potersi godere la pensione. 42 anni di versamenti penso che siano sufficienti a garantirsi una vita per 4-5 anni con la famiglia. Lui adesso va a fare il nonno, anch'io ho due nipoti. Complimenti. Io ho votato Salvini perché sono andato a sentirlo a Bologna. Quando lui è venuto a Bologna ha detto: questi sono i miei punti e io cercherò di le realizzare. Tu hai pensione? Pensione. Stipendio? Cioè, stipendio, abbassare le tasse. Okay. Abbassare le tasse. Non è, ti spiego, abbassare le tasse è importante per uno che paga molto di tasse, ma è importante per noi. Io pago il 27% di tasse. Mia moglie, che lavora alle poste, a dicembre con la tredicesima ha pagato il 38% di tasse. Non se ne può più di pagare le tasse. Non abbiamo possibilità, il nostro stipendio, di fare qualche cosa. Mentre negli anni 90 fino al 2000 tu avevi una parte di stipendio che ti rimaneva, potevi mettertelo via, infatti andavi in banca, avevi risparmio. Abbiamo dovuto interrompere l'intervista perché Maurizio aveva un appuntamento con il medico del lavoro. Ma prima di salutarci, facciamo un bel selfie ricordo di questa giornata. Dunque, con Quota 100, Salvini ha conquistato il cuore dei pensionati, ma a quanto pare ora ha anche molti giovani dalla sua parte. Siamo tornati nel centro di Bologna. Siamo a breve al box 66 a Casalecchio di Reno per parlare di Industria 4.0 e start-up, prospettive che si sono create grazie all'ultima manovra finanziaria. Vi aspettiamo, a tra poco. Sembra che faccia questo da tutta la vita, ma ha soltanto 20 anni. Nicolò Malossi è a capo della Lega Giovani, la sezione giovanile della Lega in Emilia-Romagna. E se hai 20 anni, la campagna elettorale la fai su Instagram. E cerchiamo di rimanere aggiornati. Questa, per esempio, è una mia ultima intervista fatta a un giornale tedesco. Qui ci sono tutte le attività che facciamo. Qui abbiamo la foto... tedesco, qui ci sono tutte le attività che facciamo, qui abbiamo la foto del nostro candidato sindaco dei giovani Luca Vecchiettini e poi ecco cerchiamo con questa pagina di mantenere contatto rispetto ai tanti ragazzi che magari non possono seguirci in maniera, come posso dire, fisica, ma ci seguono in maniera virtuale. A telecamere spente, Nicolò è un brillante studente di ingegneria e un ragazzo come tanti altri, sempre pronto a scherzare, tranne quando gli dai un microfono. Però se ridi non va bene, okay. Sai. No, e quindi la situazione italiana è questo, più ragazze per tutto è il nostro programma elettorale. Perfetto. Ok, questo magari non l'ho pubblicato. Grazie. Prima di rispondere alle mie domande, Nicolò vuole assicurarsi che sia tutto in ordine. Ci buttiamo lì in un portico, non sotto la pioggia. I miei capelli sono a posto, sì. Ma sicuramente le battaglie che ha portato avanti Matteo Salvini, una figura giovane, una figura che ha dato tanto agli italiani, che soprattutto è vicino alle problematiche degli italiani, una persona coerente, giovane e competente, ha attirato verso di sé molte persone, molto consenso. Credo che siamo nell'epoca storica in cui sia finita
la questione destra o sinistro, sopra o sotto. C'è una parte che si chiama buonsenso e dall'altra il globalismo più sfrenato. Come farebbe un politico navigato, offre un caffè a tutta la troupe. Buonasera. Tutti caffè? Quattro caffè. Tre caffè e un deca. Ma nella rossa Bologna Salvini non è apprezzato da tutti. Provare di capire. No, come persona va bene, se uno mi chiede a me cosa penso, bene, però che ci sia l'immagine del locale associati sì, 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 a sì, no, assolutamente no. A Bologna Salvini è visto come uno spauracchio, perché sotto gli archi di questa magnifica città la Lega sta guadagnando terreno, un elettore alla volta, grazie ai piccoli soldati sul campo, come Nicolò. La sua devozione per la Lega è iniziata 4 anni fa, quando ha incontrato per caso Matteo Salvini in vacanza al mare. Una semplice conversazione in costume si è trasformata in un impegno politico. Nominato capo della Lega Giovani, ha già imparato a relazionarsi con i media. Niente, loro hanno un nuovo modo di fare le interviste, che è una roba pazzesca, bella, ma difficilissima. Ma loro in francese? No, però in italiano. Si mettono così, esatto, già tanto, si mettono così, tu cammini e loro ti corrono dietro, cioè tu devi camminare e parlare, è una roba... No, infatti sono disfatto. Beh, non avevamo detto che fosse facile. Tuttavia, in termini di organizzazione, non abbiamo nulla da rimproverargli. No. Ma ci sono solo maschi, eh? No, arrivano le ragazze, non penso che arrivano. Ah, dimenticavo. Nella Lega di Salvini le donne hanno difficoltà ad affermarsi. Questa sera Nicolò e il suo amico Umberto hanno organizzato una piccola conferenza nella periferia di Bologna per illustrare un concetto di industria 4.0, città intelligenti. Ci saranno una 50 di spettatori, alcuni molto giovani, altri meno, giunti qui per ascoltare chi ha già esperienza nelle start-up. Abbiamo fondato io e altri 3 ragazzi Virality. Virality è una startup che produce algoritmi di intelligenza artificiale per l'ottimizzazione dei contenuti e per la costruzione di campagne pubblicitarie, di fatto. Per non smentirsi, Nicolò recita la sua parte. Ci sono 2 idee di fondo. Da un lato abbiamo la sinistra che crede come di sviluppare l'economia italiana in un semplice modo. Importiamo nuovi immigrati, possibilmente con poche competenze professionali e difficilmente integrabili. Ecco, questo è stato il sistema che ci ha portato a questa situazione. La fuga di cervelli è un altro problema che affligge l'Italia. Nel 2018 oltre 27.000 laureati hanno lasciato il paese per mancanza di lavoro. E che cosa ha fatto Salvini per tenerli a casa? Esenzioni fiscali per chi investe in nuove start-up, aiuti finanziari per industrie innovative e naturalmente il sostegno di fedelissimi come Carlo Piastra, un deputato vicino a Salvini che ha sacrificato il suo venerdì sera per sostenere questi giovani. Con la gioventù di Bologna. Ma mi aspetto di continuare a fare il lavoro che abbiamo fatto anche quando eravamo al 4%, cioè la nostra capacità di rimanere sul territorio, di continuare a dialogare con le persone, perché un'idea buona può arrivare dalle grandi elite del paese, ma anche dalle persone comuni che vivono quotidianamente certi problemi, e quindi di avere uno scambio, un interscambio noi rispetto a chi ascolta, che sia positivo anche per quello che è il governo. Alle 22.30 la conferenza assume le sembianze di un convegno politico. Cioè, il voto è lo strumento che abbiamo, finché ce l'abbiamo dobbiamo difenderlo, è lo strumento che abbiamo per poter reagire rispetto a quanto attorno a noi sta accadendo. Ecco perché mi faccio un appello già adesso, perché a breve ci saranno anche, oltre alle amministrative, alle europee, ma faccio già un appello perché non disperdiate questa arma, questa chance di poter fare la differenza. Cioè, per la propria regione... Il 20% degli italiani al di sotto dei 25 anni ha votato per Salvini e molti di loro sono pronti a intraprendere azioni politiche. Il 21enne Luca, ad esempio, si è candidato per la Lega alle elezioni comunali di Pianoro. Credo che il partito abbia bisogno di persone di cui potersi fidare e credo che il partito si possa fidare di me. Certo. Credo di conoscere bene il territorio e quindi di poter fare il bene del territorio, è quello. Quali sono le tue promesse per il tuo programma? Parlare di sicurezza, quindi di sicurezza domestica, di sicurezza stradale. Abbiamo una strada bellissima che è la Futa, che deve essere valorizzata, quindi dare valore al turismo. E devi essere ormai gessato con giacca e cravatta o no? Dovrò, mi toccherà anche quello, però sono un po' come Salvini della felpa e la maglietta. Perché grazie. Tutti questi ragazzi sembrano recitare a memoria la stessa sceneggiatura. Stessi elementi linguistici, stessi temi.
mai una parolaccia o scivoloni grammaticali. Questa armonia semantica deve avere la sua origine da qualche parte. Il giorno dopo, sempre a Bologna, incontriamo Umberto Lamorgia. È lui che ha organizzato la chiacchierata di ieri e sembra piuttosto soddisfatto. Umberto è un ragazzo intelligente. Ha conseguito un master e studiato marketing in Francia e in Inghilterra, ma è nella Lega che ha imparato a fare politica. Mi hanno dato anche lo spazio e la possibilità di fare qualcosa di concreto anche a livello politico, proprio per, con le mie idee che già erano quelle, quindi io già avevo questo tipo di background, queste idee, avevo fatto anche la scuola di formazione politica della Lega, avevo seguito a Milano. Cos'è un istituto? Cos'è questo? È una scuola di formazione, organizzata dalla Lega proprio a livello nazionale, che ogni tot di, insomma, almeno uno all'anno, organizza dei corsi che possono, quello che ho seguito io per esempio era, impegnava per un weekend al mese per 6 mesi, quindi è un impegno non molto ingente. La scuola di formazione politica della Lega è una creazione di Matteo Salvini. Stimolare il dibattito e poi arrivare a formare gente che ambisce a governare questo paese, e quindi questo è l'obiettivo. La scuola, inaugurata 5 anni fa, forma ed educa i giovani sostenitori della Lega per trasformarli in politici sul campo. La scuola dell'indottrinamento, ma è la scuola del confronto. Alla scuola della Lega vengono invitati proprio tutti. Il microfono viene dato in mano a relatori di ogni provenienza. Personaggi come Berlusconi, economisti, parlamentari, persino illustri giornalisti della RAI, come Bruno Vespa, presentatore di Porta a Porta. Una platea, quindi, piuttosto variegata. Una concezione molto alta della politica. L'aspirazione è quella proprio di dare un indirizzo assumendosene la responsabilità. In questo corso, in questa scuola di formazione, si trattano ogni volta dei macro temi, quindi, come per esempio la prima volta storia d'Italia, ma storia d'Italia, gli aspetti anche un po' cruciali, critici, che ci sono stati con il processo di unificazione e come mai l'Italia sente questo forte regionalismo e questo richiamo all'autonomia. E ti fa capire insomma proprio le ragioni storiche dell'Italia, che ha avuto un'unità molto forzata e molto tardiva. La scuola normale, dove andiamo tutti, insegna solamente, semplificando, che l'unità d'Italia è il bene del mondo, oppure che il federalismo europeo sarebbe la grande perfezione, eccetera eccetera. Questa è tutta la scuola della sinistra. In sintesi, la storia filtrata attraverso gli ideali della Lega. Alla fine della formazione, i partecipanti ricevono un certificato, indispensabile se vogliono unirsi alla festa, e naturalmente un selfie con il capitano. Ma dietro Salvini, lo showman, c'è un pensatore strategico che interpreta il ruolo del provocatore, tessendo la sua tela dietro le quinte, e il cui colpo da maestro è stata la conquista del Sud Italia, il Mezzogiorno. Le zone che ridicolizzava quando era un semplice deputato e la Lega era conosciuta come Lega Nord. Salvini, lo scissionista, sognava di dividere l'Italia in due per creare la Padania, una provincia autonoma attorno al Triangolo d'Oro composto da Milano, Torino e Verona. Roma ladrona era il suo canto di battaglia contro la capitale. Quella capitale che, a suo dire, viveva a spese delle città del Nord. Ma qualche anno dopo il suo canto è cambiato. E allora spostiamoci proprio a Roma, sede delle istituzioni politiche. Stasera c'è una partita di calcio allo Stadio Olimpico. La Roma ospita la squadra del cuore di Matteo Salvini, il Milan. Da queste parti il capitano non lascia indifferente nessuno. Siamo venuti alla Francia, stiamo facendo un servizio su Salvini. Proprio la cosa peggiore che è successa in Italia. Okay. Salvini è la cosa peggiore. Non è stato sempre molto gentile con la gente del sud, però. No. Questo no. Sicuramente no, non ce lo dimentichiamo, visto che siamo del sud. Allora, perché è così popolare qui a Roma? Penso perché siamo tutti un pochino stanchi, no? Della vecchia classe della politica. Quindi diciamo, va bene. Questo è quello che offre al momento. Ben venga. Abbiamo provato tanto, proviamo un altro.
Io non sono d'accordo con le sue politiche, perché è una politica troppo, non voglio dire razzista, ma ci avviciniamo al razzismo. Per cui... lui dice di no, non sono razzista. Lui dice di no, è normale che dica di no. Però quello che lui fa in realtà dimostra di esserlo, o almeno, e purtroppo gli italiani, molti italiani stanno seguendo, un po' perché c'è questo fatto qua, la paura, perché lui ha creato la paura nei confronti dei neri, dei ragazzi che vengono da fuori. È un problema, perché chiaramente è un problema, perché sono ormai l'Africa ci sta entrando ogni giorno di più dentro. Però dobbiamo essere più umani, più umanitari, e cercare un pochettino di aiutare queste persone. Quella dell'immigrazione è ormai la questione più calda in Italia, nonché il cavallo di battaglia di Matteo Salvini. Ha incentrato la sua base elettorale sulla paura provocata da queste incessanti ondate di scialuppe di salvataggio che invadono le coste italiane. E la città che sfrutta come simbolo di questo fenomeno è Lampedusa. Quando gioco a calcetto mi stiro dopo 3 minuti, quindi preferisco fare il ministro dell'interno e rispedire a casa loro un po' di clandestini. Questo mi riesce meglio. Salvini ha fatto sua la missione di porre fine al flusso di immigrati una volta per tutte, anche a costo di sfogare la sua rabbia contro i suoi vicini europei. È ospite fisso in TV per parlare dell'argomento e proclamare con orgoglio il suo operato. Io mi sono portato i numeri sulle cose fatte. Di solito in politica farò. Questi sono i numeri dell'anno scorso. Raffronto 2017-2018. Grazie all'impegno mio e dell'intero governo siamo scesi di oltre, di quasi 100.000 sbarchi in meno. E quando Salvini è stato indagato per aver impedito a una nave di sbarcare sulle coste meridionali, ha reso gli italiani testimoni dell'evento in diretta su Facebook. Siete privilegiati, siete i primi a vederlo probabilmente. Eccoli qua. Gli atti del Tribunale di Catania, sezioni reati ministeriali. Già qua avete intuito che c'è qualcosa che ovviamente riguarda la mia persona e riguarda anche voi. Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali. Torno a essere indagato. Adesso vi leggo. Torno a essere indagato. In questo caso Salvini ha usufruito dell'immunità parlamentare. E per giustificare le sue politiche aggressive contro gli immigrati, Matteo può contare sul sostegno di un alleato inaspettato. Tony Iwobi, 64 anni, originario della Nigeria e protagonista di una elezione che ha segnato la storia. Ho segnato la storia perché sono stato il primo senatore nero della storia della Repubblica Italiana, e questo mi fa onore, ma oltre l'onore è una grossa responsabilità. Arrivato in Italia come muratore nel 1996, Tony Iwobi è diventato membro della Lega, attivo nel Bergamasco. Il senatore conosce Salvini da molto tempo. Così nel 2014 Matteo gli ha fatto una proposta a dir poco sorprendente. Vedi, nel 2014 Matteo mi chiamò per affidarmi il dipartimento dell'immigrazione della Lega Nord, dove abbiamo fatto tantissimo lavoro con il mio troupe. Lei ha detto subito sì, lo faccio senza pensarci un attimino, perché io, l'unico rappresentante di origine africano, scegliere l'immigrazione c'è forse un rischio, un no? Assolutamente, anche perché l'ho visto come una chiamata di responsabilità, perché lo sentivo anche che qualcuno deve far capire cos'è l'immigrazione. Guarda che la Lega, te lo dico con cuore, senza mezzo termine, la Lega, almeno la Lega di Matteo Salvini, non è mai stato contro l'immigrazione in quanto tale, perché siamo consapevoli, lui stesso me lo dice, me l'ha sempre detto, che nessuno sulla faccia della terra, in questo pianeta, può frenare l'immigrazione, perché l'immigrazione appartiene all'uomo, l'immigrazione è nel DNA dell'uomo, ma va regolamentata ed è compito della politica regolamentarla. Quello che è venuto in questo paese in questi ultimi 7 anni dei paesi del governo di sinistra non ha nulla a che vedere con l'immigrazione che conosco io o che ho vissuto io. Io sto lottando anche per i miei
con continentali che prima o poi capiranno, perché agevolando l'immigrazione incontrollata, clandestinità, è la più grande idiozia e reato che uomo può commettere. So che state pensando. Tony è l'esca di Salvini per giustificare la sua politica sull'immigrazione. In ogni caso, il senatore prende il suo ruolo molto seriamente. Per risolvere questo problema bisogna intervenire in due macro aree, cioè quelle di bloccare gli arrivi per poter concentrare sul territorio di risolvere questo problema, perché avevano creato veramente una situazione inaccettabile. Anche per noi africani ci vergognavamo vedendo i nostri connazionali, gli esseri umani che vengono abbandonati a loro sorte sui territori. Per concludere l'intervista abbiamo parlato di calcio e dei messaggi razzisti di alcuni tifosi italiani nei confronti dei giocatori francesi di origine africana. Ma ancora una volta, Tony Iwobi sfugge alla nostra domanda. Ho pensato di tutelare un po' il mio paese d'origine, che è la Nigeria, che alla fine ha perso. Vabbè. Ma c'è poco da ridere. È vero, Salvini ha bloccato il flusso di migranti che stavano sbarcando in Italia, ma questi hanno virato verso la Spagna. Per non parlare di quelli che, bloccati in Libia, sono stati ridotti in schiavitù. Lontano da certi lidi, d'ora in poi, gli italiani si sono sentiti più tranquilli. Ma l'uomo che sogna di diventare presidente del Consiglio deve fare un altro passo, senza dubbio il più complicato: riconciliarsi con il popolo napoletano, verso il quale non ha avuto sempre parole gentili. Sostiene che si trattava di una bravata giovanile, fatta quando era un attivista accanito della Lega Nord. Napoli e il Salernitano sono il giardino d'Italia, con le loro pianure agricole e le migliaia di serre disseminate per il territorio. In questa regione viene prodotto l'olio d'oliva Rotondella. È meno noto di quello pugliese, ma ha un gusto molto particolare. Questo è più dolce invece. Questo qua piace di più invece. Perché c'è chi lo usa dappertutto e preferisce un gusto meno aggressivo. Io preferisco l'altro. Sì, anche io. I fratelli di Giorgio hanno rilevato l'azienda di famiglia diversi anni fa e ora stanno preparando i figli al futuro passaggio di consegna. Tuttavia l'industria non è fiorente. Che una volta si faceva solo a piedi, cioè con le mani. Cioè. Sì, una sì. Volta si raccoglieva. L'ha fatto lei? No, io no. Ma però io ricordo. I giovani non vogliono fare sacrifici in campagna. Tanto è vero, in campagna scappano tutti. Perché non paga? Ma non perché non pago, perché è un lavoro molto stressante. E quindi molti sacrifici richiede, allora poi. Il lavoro che ci metti non lo prendi, perché ci sta assai concorrenza da fuori. Per esempio in Italia, se vuoi fare un litro di olio buono qua nella nostra zona, lo devi vendere minimo 6-7 euro. Ma per pigliare le spese, non è che chissà che ci guadagni. E poi vai nei supermercati, lo vendono a 3-4 euro, è tutto olio di importazione. E quello non lo riesci a vendere a 6-7 euro. E quindi dice, non recupera quanto ha speso. Di fronte alla disperazione di questi produttori napoletani, Salvini potrebbe aver trovato una soluzione. Fare la spesa è un atto politico, perché è chiaro che lo stesso latte che viene pagato 60 centesimi in Sardegna e in Italia, in Romania viene pagato meno della metà, 30 centesimi. Quindi comprare italiano significa stare bene e aiutare i lavoratori italiani. Salvini la sta facendo la battaglia, ma ad onor del vero era una battaglia iniziata già da qualche decennio, insomma, sulla tutela delle produzioni nazionali. Il punto è che siamo riusciti ad avere le norme che
stabiliscono la rintracciabilità, l'etichetta, l'origine della materia prima, ma mancano ancora i controlli. I fratelli di Giorgio sono molto interessati alle preferenze alimentari nazionali. Domenico si occupa delle questioni agricole nella regione per la Lega. Votava per Forza Italia e Berlusconi, ma nonostante i cori provocatori, è stato conquistato da Salvini e le sue azioni. Ma state con la mano. Io penso che le battaglie che stia facendo si vedano già, insomma, sull'immigrazione è evidente che è riuscito a bloccare un flusso migratorio che invadeva l'Italia ogni anno. Oggi è una realtà. Mo sarà discutibile il metodo che sta utilizzando, ma il risultato lo ha raggiunto, è indubbio. Legittima difesa, che adesso arriverà a diventare legge, è un altro argomento che stava a cuore agli italiani. Cioè, non è immaginabile che uno non possa stare tranquillo a casa propria. La dottrina di Salvini è stata appresa a memoria, anche nel sud Italia. Durante le elezioni regionali in Sardegna, il candidato della Lega ha ricevuto il 48% dei voti. Il Movimento 5 Stelle si è fermato all'11%. Tutto questo in appena un anno. Sorprendente. E il fenomeno Salvini risuona anche al di fuori dello stivale. Amici della Lega, buongiorno a tutti! Il giovane che vedete al microfono mentre legge dei fogli in un italiano incerto è Jordan Bardella, a capo della lista per il Rassemblement National. È stato invitato a parlare della Lega Giovani e lui non ha esitato a salire sul palco, perché al giorno d'oggi, per tutti i partiti politici populisti d'Europa, la Lega è l'esempio da seguire. Matteo Salvini e la Lega rappresentano una speranza non solo per l'Italia, ma anche per tutta l'Europa. Dimostrate che stoppare l'immigrazione è possibile. Dimostrate che riportare la sicurezza in Italia è possibile, nelle vostre vie, nelle vostre campagne e sulle vostre spiagge. Secondo Jordan Bardella, il successo di Salvini è facile da spiegare. Ama la gente, ama la politica, ama il territorio. Questo si vede e si sente. Ritengo che il suo programma, quando era ministro dell'Interno, non fosse il programma tradizionale della classe politica, sia rispetto alla Francia che all'Italia. Lui è vicino al popolo italiano. Inoltre, uno degli obiettivi di Salvini è formare una grande coalizione tra tutti i partiti nazionalisti d'Europa, che aderiscono a quella che lui chiama la rivoluzione del buon senso, ovvero difendere l'identità dei popoli europei. Così facendo, il popolo tornerebbe ad avere fiducia nella classe politica. La rapida ascesa di Salvini vi fa ben sperare? Salvini ci dimostra che tutto è possibile, che quando vuoi davvero una cosa, puoi ottenerla. Ci dimostra che si può restituire il potere al popolo. Se il popolo vuole davvero riavere il potere in mano, può farcela. Un po' confuso, concludo il mio viaggio attraverso l'Italia di Salvini. Un viaggio strano, in un paese che sembra fungere da laboratorio sperimentale per una nuova forma di populismo accelerato. Luca, Matteo Castagna e sua moglie, il signor Paradisi, il sindaco di Sant'Agata, Nicolò, Maurizio, il senatore Iuobi, i fratelli di Giorgio. Hanno tutti una buona ragione per votare e sostenere Matteo Salvini. Ma i toni usati da quest'ultimo non potranno non avere conseguenze. C'è una spaccatura nella società italiana. Le diverse fazioni sono sempre più agitate e sembra non esserci limiti al peggio. Basti pensare a quello che è accaduto il 21 marzo 2019. Un pullman ha generato il caos su un'autostrada alla periferia di Milano. Questi scolari che vedete gridare e scappare hanno appena visto l'inferno con i propri occhi. Alle 11 il loro autista, Hussein Hussi, un italiano di origine senegalese, li ha legati insieme ai loro insegnanti, ha cosparso il pullman di benzina e minacciato di bruciarli vivi. La polizia è arrivata appena in tempo, salvando i 51 ragazzi prima che il pullman prendesse fuoco. Con questo gesto sconsiderato, l'autista voleva protestare contro la morte dei migranti nel Mediterraneo, indicando Salvini come primo responsabile. Un'accusa che ovviamente non regge, ma è un chiaro segnale che a Salviniland non tutto fila liscio.